Ritorniamo ancora con i dischi, siamo nel 1980, il 33 giri è Let Me Be Your Angel per la voce al TNT Trinitro Toluene per Stacy Lasso, la canzone intitolata Dynamite. Volta alle 21. Ora in Italia con questa ballata per Nicolo Fabi, veramente una bella canzone che parla di un momento molto difficile da parte di un ragazzo che si presume sia stato lasciato dalla ragazza. Ah, non si dice mai mica senza un perché. Tante le situazioni che si susseguono all'interno di questa canzone. Dica, qui a Radio Panda, insieme a Nicolo Fabi. Mani nelle tasche, un chiodo nella mente. Esco fuori per vedere un po' di gente. Mi manca l'equilibrio e mi appoggia una vettura. Esce il proprietario con la faccia tesa scura. Mi dice dica. E non si dice mai senza un perché, mica, oh oh, avrà capito che mi sono perso per te, oh oh, 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 oh. Ritorno dal mio giro e ti trovo sotto casa, mi domandi come sto, ti dico come vuoi che vada. Non puoi darmi più il tuo amore, ma pretendi di restare una mia amica per sempre. Dica, tutto formale, e non si dice mai dica senza un perché. Mica, troppo male, avrai pensato che sia un altro pezzo per te. È davvero difficile rimanere amici dopo che un rapporto intenso, significativo è terminato, si è consumato. Non tutti sono in grado, io credo di essere uno di questi, di non essere in grado di almeno nel più prossimo del momento in cui è terminato il rapporto. Insomma, davvero è una fatica incredibile. Insomma, siamo tutti esseri umani, abbiamo le nostre debolezze, le nostre particolarità. Poi, insomma, col tempo, il tempo è una grandissima medicina e può rimarginare le ferite più profonde, più difficili da digerire. Molto bene, una bellissima canzone, una ballata per Nicolo Fabi intitolata Dica. Ritorniamo ancora con i dischi, 33 giri, l'abbiamo già ascoltato sabato scorso all'interno dell'archivio vintage con la canzone Running in the Family. Infatti questo è il titolo dell'intero 33 giri. Non vorrei dire una castroneria, credo che sia l'ultimo con delle canzoni firmate. Children Say, poi se non sbaglio è uscito un 33 giri, io continuo a chiamare 33 giri ma ai tempi era un CD ovviamente, che poi è stato The Best Of, uno dei tanti Best Of dei Level 42. I'm a stranger.
La musica continua qui a Radio Panda con colui che è stato il batterista stratosferico del gruppo The Traffic, e quando poi il gruppo si è diviso ognuno per la propria strada. Lui ha preso questa, Gene Capaldi, That's Love. One day you're up, next day you're down. She's got your head spinning around, that's love. It's happening all the time. You walk out the door, head for the train. Then in a while, you're back again. That's love. You never change the world, not in a million years. And now the stage is bare, and I'm standing there with emptiness all around. And if he won't come back to me, then they can bring the curtain down. Is your heart filled with pain? Shall I come back again? Tell me, dear, are you lonesome tonight? Quale canzone più no time, più evergreen di questa? Una canzone che è davvero scolpita nei nostri cuori, poi utilizzata in svariati sottofondi di tantissime pubblicità, ma anche come sottofondo, come diciamo così, per reportage televisivi che avevano un qualche scopo, o comunque reportage che insomma dovevano denotare una certa dolcezza o anche una profondità nelle cose che venivano dette. E niente più della musica può perforare il cuore, perforare l'animo e aprire appunto i nostri sentimenti o anche la nostra attenzione. Una canzone davvero no time, qui non c'è il punto interrogativo, ma per come è costruita la frase "Are you lonesome tonight?", sei da sola questa notte, si presume che si dica una cosa del genere all'altra metà del cielo a una donna. Elvis Presley, indimenticabile, ovviamente un'icona, uno dei personaggi, uno dei tanti personaggi, ma che poi non sono tantissimi quelli che rimangono nella memoria di tutti quanti noi, che rimangono scolpiti grazie anche alla musica che hanno lasciato in eredità. Elvis Presley, il primo Panda Classic con Are You Lonesome Tonight. Siete su Radio Panda 96.3, loro sono Steve Miller Band, molto acidi con questa Macho City. Macho City! Macho City! Macho City! Macho City! Macho City! Welcome to the entertainment. Here now the facts. Presented by reporters wearing macho slacks. Macho City. All around the world, the message is hot and smoking. Macho City. Would you like to see the future? Nobody's joking. Macho City. E poi sono stati tantissimi. Staremo qua fino a domani mattina per ricordare tutti i componenti che si sono susseguiti nella band. Giustamente viene detto, e ho detto, rock psichedelico, e proprio in questa canzone possiamo notare il tutto, proprio con questa con questa formulazione psichedelica, con questa formulazione molto da vertigo. Questa
andata veramente molto bene in discoteca in determinati momenti, coadiuvato poi da situazioni sceniche all'interno della discoteca. Parlo dei fumi che salivano dalla base della pista stessa, con opportuni accorgimenti tipo la luce stroboscopica, che non mancava mai in determinate circostanze, e poi la luce ultravioletta, che dava delle movenze molto psicotiche, sincopate, psicotiche. Steve Miller Band con questo brano intitolato Macho CD, Radio Panda 96.3. Prendiamo un po' di fiato insieme a una canzone che è andata fortissima negli anni 80, tra il 78, anzi poi è andata avanti ancora per parecchio tempo, perché è stato davvero un grandissimo successo. La Flavor, una canzone che mette la voglia di ballare, mette la voglia soprattutto di ascoltare e di ritornare indietro nel tempo. Canzone che ha scalato tutte le classifiche e tutte le charts internazionali. Mando lei. I love you twice as much. Love you more than I can say. Leo Sawyer. Ritorniamo con la musica all'interno di Svolta alle 21 qui in Radio Panda dopo le news, insieme a un altro chitarrista, già facente parte del gruppo degli Humble Pie, e che poi, una volta incominciata la sua carriera da solista, lui che suona questa chitarra in maniera davvero incredibile, nel 1976 produsse questo doppio 33 giri dal vivo, Peter Frampton, anzi Frampton Comes Alive. La canzone è intitolata Do You Feel Like We Do, caratterizzata poi nel proseguo della canzone quando incomincia a divertirsi e a fare degli assoli stratosferici. Dicevo, si divertiva con uno strumento tipo kazoo, che veniva poi filtrato alla chitarra, insomma dialogava e parlava con la chitarra stessa. Volta alle 21. Andiamo indietro nel tempo, siamo nel 1975 insieme al 33 giri Boogie Down USA insieme a People's Choice. Questa è stata la canzone icona per quanto riguarda questo gruppo TSOP, The Sound of Philadelphia. Do it anyway you wanna. Radio Panda 96.3, Mario Sorrenti con voi per un'altra quarantina di minuti con tantissima bella musica, spaziando un po' dal solo R&B al rock progressivo, alla musica italiana, insomma. Radio Panda, what else?